Fino al 31 luglio approfitta dell'offerta a canone zero. Informati sul sito ascotrade.it. Fatisce largo che passiamo noi, i terroristi dentro Roma bella. Non siamo musulmani moderati, ma siamo gli estremisti del terror. Noi siamo gli estremisti del terror. Ma che se frega, ma che se importa, se ci hanno dato la miccia corta. In paradiso, quando ci andiamo, pieno di vergini lo troviamo. Ma però non è proprio vero quello che dicono di pelo. Tira di più, secondo noi, rispetto ad un carro di buoi. Ci piacciono i polli, la bacchio nel kebab, ma non c'è da maiale se non famo la jihad. La società dei maccheroni verrà nientata da couscous. A voi vi piace de mangi e beve mentre noi famo Ramadan. Me basta da una carbonara, ho detto basta, ma chi ti spara, ammassate tu. Allora, quando si dice una risata vi seppelliranno, è anche questo un modo per combattere la violenza, l'eversione nera o rossa? Ridicolizzare questi pazzi criminali. E in molti lo fanno, in molti lanciano strali anche sui social contro l'ISIS per vedere se almeno l'arma dell'ironia, del sarcasmo e della satira può essere in qualche modo utile. Per ora purtroppo continuano a mietere vittime. Ieri sera eravamo qui in diretta, l'attentato di Istanbul ovviamente ha cambiato anche i nostri piani, sono 41 i morti, un centinaio i feriti, non ci sono italiani per fortuna, ma insomma è un'altra strage, una fotocopia della strage all'aeroporto di Bruxelles. Quindi abbiamo titolato Incubo ISIS, le banche, oggi il decreto varato dal governo in Parlamento, varato dal governo sulle banche, dopo una grande discussione, e ancora il tema dei migranti, ne sono arrivati 14.000 negli ultimi 3 giorni. La Brexit è stata dovuta anche soprattutto al problema dei migranti e qui invece sembra che questo esodo biblico insomma non susciti le stesse attenzioni e lo stesso allarme. Comunque 21:11, grazie per essere con noi anche stasera. Vi presento gli ospiti di questa puntata, aspettiamo i vostri sms. Marco Zabotti di Treviso Civica, Marca Civica, buonasera. Buonasera. Zabotti, Vivian Moro del Partito Democratico, buonasera. Simone Scarabella del Movimento 5 Stelle. Buonasera a tutti. Buonasera, buonasera Pietro Dalla Libero, Libera Veneto Civico. Buonasera a tutti. All'assessore Elena Donazzan di Forza direttore, Italia. Direttore, a tutti voi, grazie. Buonasera, grazie molte al professor Luca Antonini, costituzionalista, il padre della riforma federale che poi è rimasta nel cassetto perché i decreti attuativi non sono partiti, ma grazie professore, parleremo con lei di autonomia, insomma del referendum costituzionale voluto da Renzi Boschi. E poi ovviamente parleremo anche di banche con Patrizio Miatello che buonasera. È l'alfiere dei risparmiatori truffati dalle popolari. Allora, io direi che inevitabilmente dobbiamo partire dal terrorismo e quindi dall'ultimo attentato di Istanbul. Sentiamo, prima di sentire gli ospiti e di dare le vostre opinioni, sentiamo una testimonianza di un fumettista trevigiano, Marco Calia, che era nei pressi dell'aeroporto. Vediamo.
C'erano macerie, c'erano, insomma, c'era sangue, c'erano pezzi di abiti, c'erano scarpe, cose del genere. La testimonianza drammatica arriva direttamente dall'inferno di Istanbul. Claudio Calia, 39 anni, trevigiano, fumettista di successo, si trovava lì, a pochi metri dall'attentato che ha provocato 41 morti e 239 feriti all'aeroporto Ataturk, in un attacco suicida di probabilissima matrice jihadista. Calia si trovava all'interno, alla ricerca del gate d'imbarco per una coincidenza verso l'Iraq per motivi di lavoro. Improvvisamente è stato il caos. Ha visto la gente scappare. Era esattamente sopra l'accesso ai voli dove si sono verificate le esplosioni. Dalla finestra ho visto, a quel punto erano ambulanze e polizia. È stato poi dopo che hanno proprio sgomberato interamente l'aeroporto. Lunghe e lente le operazioni di sgombero dello scalo, in migliaia si incamminano verso l'uscita, passando nella zona degli attentati in un clima di paura e di tensione. Erano state messe in sicurezza le aree degli attentati con dei grandi pannelli di legno a coprirle. Proprio in quel corridoio si è sentito un altro forte botto e le persone automaticamente hanno iniziato a correre all'indietro. A quel punto anche la polizia hanno tirato tutti fuori pistole, fucili e cose. Per 5 minuti si è temuto che ci fosse un nuovo attacco in atto, invece poi si è capito che in realtà erano caduti 2 di questi pannelli. Calia è ancora ad Istanbul. Sembra che riuscirò a partire questa notte. Chiaramente adesso all'aeroporto hanno esteso la durata del check-in, per cui bisogna presentarsi di 3 ore prima, c'è tutto. C'è anche tutta la problematica legata ai bagagli, su chi era lì, che insomma ci vorrà del tempo. Chiaramente nessun volo è assicurato. E questo era Claudio Calia, intervistato da Filippo Fois. Assessore, allora, poi parleremo anche di lavoro ovviamente, ma vorrei sentirla su questo, no? Non si allenta la morsa della Jihad, un attentato dopo l'altro e l'impossibilità di fermare questi kamikaze. Rischiamo, secondo lei, facendo tutti i debiti scongiuri, di avere problemi anche qui nel nostro paese? Guardi, direttore, stamattina in una rassegna stampa, insomma, che guardavo prima di partire, quindi i primissimi giornali avevano più o meno tutti lo stesso titolo. E si trattava di questo, ma ormai ci stiamo un po' abituando. È come se fosse diventata il tema del terrorismo e del fatto che colpiscano anche luoghi altamente simbolici, no? Gli aeroporti, i momenti di aggregazione, sì. Che possano così fare il giro del mondo con una certa velocità, perché ci vogliono impaurire, evidentemente. E noi ci stiamo abituando, ma non con una reazione forte, quasi una forma di fatalismo. Allora ci guardiamo in Italia, il tema della sicurezza è del tutto sottovalutato. A me capita con una certa sistematicità di dover andare da Venezia a Roma o da Padova a Roma. Nelle stazioni i livelli di sicurezza ferroviaria sono praticamente inesistenti. Se pensiamo che quando dalle grandi città sono pochissime le grandi stazioni che attivano alcune piccole procedure, quelle di andare a vedere il biglietto, no? Che ti guardano con una velocità, non penso neanche che abbiano visto né il nome né la destinazione, e pensiamo così di essere un deterrente a comportamenti esasperati. Ecco, io credo che l'abbiamo sottovalutato molto. L'Europa non ha fatto ancora i conti con questa assoluta mancanza di sicurezza. Non rischia nemmeno di diventare un problema psicologico, perché comunque continuiamo a prendere, a non modificare i nostri comportamenti, si continuano a frequentare anche zone di un certo rischio anche internazionale, salvo poi chiedere aiuto quando si tratta di dover essere riportati in patria. Insomma, tutto è cambiato e noi non abbiamo cambiato i nostri comportamenti, non sono modificate le leggi, non ci sono regole molto dure. E credo che così prima o poi rischiamo di diventare obiettivo. Euroscette, ci sono individui che non hanno progettualità politica, Lega, Movimento 5 Stelle. Allora, Piero Dalla Libera, consigliere regionale per Veneto Civico,
si ha l'impressione appunto che sia quello delle infiltrazioni di queste cellule che poi si dice sono dormienti ma si svegliano abbastanza velocemente in altri paesi per ora. Lei che in Veneto che riscontri ci sono, no? Perché si parla, spesso ci sono anche espulsioni, è successo anche con il tesoriere del califfato che viveva a Belluno, poi si è trasferito in Siria, per cui sono anche qui, ce ne sono di foreign fighters anche qui. Ma io credo che l'Italia viva le stesse problematiche degli altri stati europei, della Turchia, del Belgio, della Francia. Probabilmente gli attacchi che sono stati fatti negli altri paesi si sono basati su dei piani predisposti dall'ISIS che intendevano colpire magari quei paesi, ma anche l'Italia secondo me è un paese a rischio, è un paese che potrebbe essere colpito, speriamo di no. Hanno detto abbiamo colpito Costantinopoli, no? Quindi, Costantinopoli ha un senso, perché Costantinopoli al tempo dell'Impero Romano era la seconda città, era la seconda Roma. Esatto. Quindi era la capitale dell'Impero Romano d'Oriente. Quindi ha un significato simbolico molto importante il fatto che abbiano colpito Istanbul, quindi Costantinopoli. Ora, vede, secondo me questo problema non è un problema che può risolvere il Veneto o che può risolvere l'Italia. È un problema che deve essere affrontato a livello internazionale, quindi l'ONU deve intervenire e l'Europa deve fare la sua parte. Una parte importante proprio per smuovere a livello internazionale, all'interno secondo me dell'ONU, per fare in modo che questi stati che sono stati negli anni destabilizzati, negli ultimi anni, quindi tutta l'area della costa africana, la Libia e quant'altro, sono stati destabilizzati anche per colpa dell'Occidente, no? Vengano posti in una situazione tale da impedire gli afflussi di persone verso l'Europa, afflussi indiscriminati, perché si parla di invasione? Perché non è, diciamo, un'immigrazione, perché un'immigrazione si basa su delle regole. Qui non abbiamo regole. Alla fine, leggevo oggi giustamente un quotidiano di una commissione che si interessava di accertare se questi migranti erano profughi o clandestini, mi pare fosse una commissione di Vicenza, che attestava che soltanto 1 su 4 è profugo, quindi ha diritto di rimanere in Italia e giustamente era entrato. Gli altri 3 su 4 sono clandestini, quindi devono essere rimandati in patria, ma non dovrebbero arrivare. Come si può impedire che arrivino? Secondo me non è che il governo possa mettere una rete, una barriera, fermarli in mare, non è possibile. In mare, se qualcuno sta per annegare, bisogna salvarlo. È necessario impedire la partenza. Ma chi può impedire la partenza? Non può senz'altro impedirlo l'Italia a proporsi come Stato belligerante nei confronti degli Stati africani. Ci vuole un intervento dell'ONU. Qui l'Europa deve fare la sua parte, ma l'Europa non ci sente. L'Europa sta dimostrando, e il segnale dell'uscita dell'Inghilterra è anche importante, perché è la prima importante dimostrazione che l'Europa non funziona. È un'Europa non dei popoli, non dei cittadini, un'Europa che non è fatta per fare gli interessi della gente, ma per fare gli interessi soprattutto delle banche. Finora abbiamo capito che sono tutti incentrati a proteggere determinati interessi. Benissimo, poi ci torniamo ovviamente, andiamo a Padova, Città del Santo, che è un obiettivo sensibile, e sentiamo qualche parere raccolto per le strade tra i cittadini. Paura a viaggiare adesso? Beh, ci pensi, quando viaggi ovviamente ci pensi al fatto che potrebbe succedere qualcosa, però non tanta paura da non voler più viaggiare, perché secondo me non è la risposta giusta da dare. Penso che la gente quando si muove abbia, specialmente quelli che frequentano molto gli aeroporti, credo che la tensione sia molto alta. Io appunto adesso sto andando a fare delle carte per partire per l'Erasmus in Spagna e sì, c'è un po' di paura, però
quando si va in certi posti, secondo me, se si decide bene la meta o comunque dove si vuole andare, secondo me non c'è da correre alcun rischio. Ce n'è molta di paura in giro per il mondo e sinceramente soprattutto nelle grandi città, credo. Io sto facendo la tesi, quindi per viaggiare ora non ne ho le possibilità. Comunque se le avessi, no, non mi fermerei per questo. ISIS, non ISIS, non hanno pietà per nessuno, non hanno un po' di cuore, non hanno... Ma tu hai paura? A volte sì, a volte sì. Andare in giro per il mondo da sola, sì, sì. In questo momento direi proprio di sì. Sì, perché comunque non mi sento sicura e ho veramente paura, ma anche solo girare Padova mi fa paura. Questo sì. Servizio di Lorenzo Munegatto. Professore, allora, Brexit è stato un trauma, no? Ha prodotto il crollo delle borse e poi la caduta della sterlina. Secondo lei, Matteo Renzi a questo punto rinvierà il referendum costituzionale? Perché se ne è parlato, se ne è accennato, anzi lo stesso Premier pare abbia fatto capire che lo sposterebbe al 2018, oppure no? Ma guardi, la questione della Brexit, che secondo me è stato un errore tragico che ha fatto Cameron a quel referendum, perché ha creato una situazione di incertezza in un momento in cui stava ripartendo, diciamo, la ripresa economica. Ricreare l'incertezza nel momento in cui sta ripartendo la ripresa economica evidentemente rallenta la ripresa economica, quindi ha fatto un danno a tutta l'Europa. Però dal male può nascere bene, insegnavano i nostri nonni. Allora anche qui potrebbe diventare un'opportunità interessante. Evidentemente la Germania con chi può fare asse adesso in Europa? Potrebbe fare asse con l'Italia, il Mediterraneo. Cioè potrebbe determinare uno spostamento degli interessi anche economici da nord rispetto ai paesi periferici come l'Italia, che per esempio prima erano considerati marginali. A questo punto nell'Europa ridotta l'Italia è molto meno marginale di prima. Tanto è vero che ieri ha fatto un certo effetto vedere Renzi insieme alla Merkel. Allora, qui, no, se subito... si sa sfruttare questa occasione, io penso per esempio al Veneto, porto di Venezia, un asse fra Venezia, Trieste, Ferrara, eccetera, potrebbe diventare un hub straordinario dal punto di vista della per esempio gestione del flusso dei traffici, eccetera. L'Europa potrebbe avere interesse a questo punto a crearsi un canale, la Germania che domina l'Europa, che è evidente che ormai da anni sta dominando la Germania e sta imponendo il modello tedesco a tutti, il modello del rigore a tutti, potrebbe diventare da questo punto di vista, nel male che è stata questa operazione, perché è stato il crollo dell'ennesima evidenza, erano crollate tante evidenze, questa è un'altra evidenza che ci è crollata, non sappiamo neanche più se terrà questa Europa, che in fondo era quella che ha evitato nel nostro continente il ripetersi delle guerre mondiali, perché nella prima metà del Novecento due guerre mondiali nascono per la litigiosità fra i popoli europei. L'Europa è stato il grande straordinario progetto che ha evitato questo. Poi dopo è diventata un'Europa non più dei popoli, è diventata un'Europa delle burocrazie, è diventata un'Europa incapace, è diventata un'Europa incompiuta. Cioè aver fatto un'unione monetaria, l'euro, senza un'unione politica è stato anche dal punto di vista economico un errore clamoroso. L'abbiamo scoperto dagli attacchi dei mercati che non avevamo il garante di ultima istanza come la Fed, cioè come gli Stati Uniti, quindi non abbiamo saputo reagire alla crisi. L'euro è stato negoziato male, si poteva fare l'euro, è stato fatto un euro 2000 lire e un euro un marco, poteva essere negoziato a 1500 lire, ci sarebbero stati. A quel punto non avremmo avuto il raddoppio dei prezzi che abbiamo avuto in Italia. Ci sono stati fatti gli errori tragici in questa storia, no? Però adesso, guardando un po' lo sviluppo, bisognerebbe cercare di capire in che termini, certo dovremmo avere una classe politica all'altezza della situazione. E allora se ce l'avessimo si potrebbe evidentemente sfruttare questa opportunità che si apre. Adesso poi dopo c'è il condizionamento, quello che diceva lei, l'effetto sul referendum Renzi, eccetera. Ma io credo che qui lo spostamento, se viene fatto, sia più determinato dalla consapevolezza che probabilmente non ce la sta facendo, cioè i no sono in maggioranza al momento.
D'altra parte è stata fatta una riforma costituzionale che ha stravolto l'impianto. Io ero nel comitato dei saggi del governo Letta, che elaborò un progetto di altissimo livello, bipartisan. Il governo, diciamo, Renzi, accoltellando Letta, ha anche accoltellato quel progetto dei saggi. Certo. E quindi ha presentato una brutta copia, copia molto brutta di quello che era stato fatto. Questa brutta copia contiene un sacco di pasticci, un sacco di pasticci, l'abbinata con l'Italicum, che dà il premio di maggioranza non più alla coalizione ma alla lista, determina un cortocircuito micidiale per tutto il sistema di pesi e contrappesi che avevamo nella Costituzione italiana. A questo punto salta. Le autonomie vengono gravemente centralizzate, si stabiliscono i limiti del compensi dei consiglieri regionali, per dire così, almeno lo scriviamo in Costituzione, come se la Costituzione fosse un regolamento di condominio. Ma il paradosso dei paradossi è che quei limiti non si applicheranno ai consiglieri regionali dell'Assemblea regionale siciliana, perché alle regioni speciali non si apre. Quindi, ma quelli dell'Assemblea siciliana sono una cosa veramente scandalosa per i vitalizi, l'indennità che prendono e quello che non fanno. Una vergogna. Eppure a loro non si applicherà quella regola costituzionale, perché la Costituzione, quella la regione cui era, diciamo, il consiglio regionale a cui era più necessario applicare quella regola. Ma perché non la si applica alla Sicilia in particolare, ma alle regioni autonome? La regione autonoma non si tocca, no? L'ha dichiarato Renzi, l'ha confermato in una recente audizione che ha fatto al Parlamento, perché ha detto non avevamo la maggioranza per farlo. Beh, ma questo non avere la maggioranza per farlo è stata anche la conseguenza di aver fatto saltare un governo di larga intesa, averlo trasformato in un governo di inciuccio, e poi non ti sei trovato, hai tirato dentro chi potevi, i Verdini di turno, eccetera, ma non avevi più appunto quella consistenza politica che c'era invece nel governo di grande intesa. Il progetto nostro prevedeva l'applicazione alle regioni speciali, e questo è saltato, questo è gravissimo per una regione come il Veneto. Ora qui c'è una prospettiva di autonomia, io penso per esempio anche all'autonomia del Veneto, eccetera, che in questo contesto di cambiamento di scenario e quindi a un possibile nuovo protagonismo che l'Italia potrebbe avere per effetto dell'uscita dalla Gran Bretagna, e sono affari loro perché comunque hanno votato in un certo modo, certo, se la sono voluta, io penso che allora tutto questo potrebbe essere un grande discorso di cui riappropria una possibilità di incominciare a guardarla e incominciare a investirla, incominciare a sensibilizzare su questa possibile nuova posizione strategica che ha l'Italia in un'Europa in cui non c'è più l'Inghilterra. Gli inglesi hanno detto no all'invasione africana e alla mafia italiana, insomma, addirittura agli studenti italiani, almeno loro, salviamo almeno loro, insomma, sono andati in tanti a cercare anche lavoro. Allora, Patrizio Miatello, poi in questa nuova Europa, tra virgolette, per ora è sempre la stessa, la Merkel e Renzi oggi proprio sulle banche si sono scontrati, non è stato uno scontro furibondo, ma insomma Renzi ha detto ma no, bisogna poter aiutare le banche, la Merkel ha detto non è che si cambiano le regole ogni due anni, no? Come dire, adesso siete dentro questo sistema. E più o meno Renzi sarebbe tenuto a mantenere, insomma, le posizioni che ha finora assecondato. E questa, diciamo, è quanto sta avvenendo con crolli, dicevo, delle banche, le grandi banche. Cosa sta succedendo invece sul fronte delle popolari venete? È chiusa la vicenda, è arrivato il Fondo Atlante, adesso che cosa può accadere? Intanto ieri noi abbiamo fatto il funerale del risparmio violato. Eravate pochi. Sì, cioè, mi ha colpito molto. A parte che noi non abbiamo lanciato livello, abbiamo chiesto solo alle associazioni. Non avevate indetto una manifestazione. Non abbiamo fatto una manifestazione, è stata un'idea perché sapevamo che il decreto legge 59 passava grazie al PD. Passava come legge, oggi è passato, quindi abbiamo anticipato di un giorno quello che stava succedendo. Ecco, scusi, la interrompo solo un attimo. In questo decreto si danno effettivamente degli aiuti alle banche del Centro Italia, no? C'è qualche
qualche leva per le banche no, venete? Allora, per le banche venete non esistono, ma la cosa drammatica che è stata fatta con questo decreto legge e che secondo me probabilmente poverini non si rendono neanche conto, cioè, perché secondo me proprio non si rendono conto quello che stanno facendo, hanno spianato la strada alle banche e tutti i crediti che verranno cartolarizzati, che la finanza si appropria dei nostri immobili, dei nostri terreni. Quindi l'Europa, parliamo di una cosa che non c'è mai stata. Dov'è l'Europa? Cioè, stiamo scherzando? Cioè, l'Europa è un fallimento totale, perché l'Europa in Germania, allora noi è un fallimento totale, la chiamiamo Germania, Grande Germania. Allora, se la chiamiamo Grande Germania, oggi, ieri parliamo del risparmio, perché si tratta di risparmio, quello che è stato rubato alle due banche popolari, Veneto Banca e Popolare Vicenza, lo abbiamo detto a caratteri cubitali, coincidenza, ieri Barretta dice, ma vediamo il risparmio, però bisogna vedere cosa dice l'Europa. Coincidenza, oggi fanno scaramuccia Renzi e la Merkel. Cioè, stiamo giocando qua. Allora, l'Europa è un fallimento. Dimentichiamocela l'Europa. È inutile andare a parlare e cercare cosa. Cioè, le barriere sono state create dall'Europa. Perché se io in Germania prendo un pagamento a 30 giorni e se qualcuno non paga, ha finito. Qua in Italia invece è tutto diverso. Cioè, noi siamo fuori, noi paghiamo 70% di tasse, viviamo nei sogni, nella fantasia di chiacchiere e chiacchierette, perché è ora di finirla sta cosa qua. Qua è stata distrutta l'Italia. Signori, in 4 anni è stato devastato tutto, è ora di finirla. Ieri abbiamo seppellito il risparmio, il terzo giorno fu resuscitato secondo le scritture, domani sera alle ore 20:45 vi invito tutti a venire, perché questi signori che sono al governo, quelli che portano l'Europa che non esiste, delle fantasie, dei sogni, bisogna che la finiscano di prenderci in giro. Cioè, basta, insomma, adesso, loro hanno scherzato, non gli chiedi una mano, invece di darti una mano ti fanno un decreto di legge, così adesso chi è stato costretto a fare i fidi perché non gli davano i suoi risparmi, adesso rischia la casa. Invece di fare un paracadute per il Veneto e le due banche, non gli interessa niente. Fate bravi, sì, spianate, perché la gente che non paga, ma voi avete dato in mano un mezzo alla finanza che vi travolgerà, vi eliminerà tutti, perché chi ha votato quel decreto, quelle 369 persone, quelle, io mi auguro che non si rendano neanche conto, perché tutto quello che succederà sarà colpa sua, di loro. Quindi bisogna smetterla di parlare di qualcosa che non c'è. I muri sono stati tirati su dall'Europa, perché nel momento in cui l'Europa c'è bisogno di qualcosa e noi siamo diventati l'Africa dell'Europa, noi siamo, non siamo più Europa, siamo l'Africa. Qualcuno diceva, invece di fare le soluzioni, l'Europa pensa a far cosa? A fare il Basilea 3, a fare l'unione bancaria a scapito nostro. Bisogna finirla. Domani sera a Auditorium Stefanini alle 20:45 e al 20 di luglio a Treviso faremo una grande manifestazione contro questo menefreghismo dello Stato, perché se ne fregano. Non gli interessa niente, cambiano la verità con la falsità con la verità. Abbiamo chiesto dove sono andati i soldi, fate la commissione d'inchiesta, non gli interessa niente. Noi vogliamo sapere chi ha portato via i soldi, e sono 20 miliardi, ok? 20 miliardi, no 11, perché dal 2013 sono stati fatti nelle due banche aumenti di capitali sociali e passivi, sono spariti. Allora, le persone che, se i veneti o qualcuno qualsiasi se li ha portati via, noi andiamo a casa, voi ci dite chi sono, andiamo a prenderci i nostri risparmi, perché sono risparmi, non siamo azionisti, siamo soci di una cooperativa. È articolo 46 della Costituzione che voi avete trasformato, ma voi avete fatto quello che avete voluto. Adesso
dobbiamo cominciare a fare noi quello che vogliamo e quello che è giusto. Abbiamo, esistono i miracoli, abbiamo chi ci crede, chi non ci crede, i miracoli esistono, esistono dei diritti nazionali e internazionali. La Germania che comandi a casa sua, l'Europa che comandi a casa sua, perché io essere schiavo e vergognarmi di fare l'imprenditore e parlare con imprenditori che piangono perché non vogliono lavorare, perché nessuno li paga, perché le banche li strozzano. Questa è l'Europa. Signori, complimenti, bravi. Martello, ci torniamo ovviamente, Brexit può essere opportunità, vediamo positivo, basta sempre cuffare. Renzi prova a mangiare, se te la vedi, eccetera. Simone Scarabelli, ieri ho sentito Jacopo Berti, che era a Roma, dire con un certo... abbastanza un certo sgomento che stanno studiando, diciamo, un intervento per aiutare le banche con i soldi delle pensioni. Le risulta, cioè, voglio dire, si è confermata sta cosa? Sì. Diciamo che c'è la analizzando cos'è questo Atlante, cioè questo mostro, il fondo Atlante, dentro ci vanno a finire, vabbè, a parte la cassa depositi e prestiti, che cos'è, che non sono se no i risparmi delle pensioni che sono depositati alle poste, però ci vanno dentro anche i fondi pensione, quindi magari chi, appunto anch'io che ho lavorato per 10 anni alla Osram e avevamo il fondo di categoria dei chimici, anche quello, senza che nessuno sappia niente, senza che nessuno ci abbia interpellato, una parte potrebbe finire là, come quello dei metalmeccanici, come quello, quindi no, uno pensa che magari da quel punto di vista là ha una certa sicurezza, poi quando andrà a riscuotere si troverà la sorpresa, il fondo Atlante è andato male e quindi ti trovi la sorpresa. E quindi sì, rischiamo ancora una volta di pagare doppio. Cioè, per cosa? Perché è stata fatta una regola, quando era il momento che dovevano, appunto, tra virgolette, salvare le banche, non è salvare le banche, è salvare i risparmiatori, l'Italia non aveva soldi da mettere. In Germania hanno fatto tutto quello che hanno fatto, l'Italia con Monti ha detto non abbiamo soldi da mettere, facciamo finta di niente, aspettiamo che passi questo periodo. Cosa è successo? Appena dato via Monti, appena passati un po' di anni, arriva il bail-in, tracollo delle banche venete, mi è venuto il balle, cioè, più o meno siamo lì, insomma. Sono emerse, il bail-in, sì, l'ultima ce lo siamo provata. Ritrovati, cioè, in quel pagano anche i correntisti che abbiano più di 100.000 euro, questo per è carità stato detto. Poi, ci sono anche pillole di buone notizie, abbiamo una sentenza qua a Venezia che dice sembra che le azioni baciate, le banche, Banca Popolare di Vicenza sarà costretta a risarcire, però è una sentenza e vediamo, cioè, con molti punti di domanda, appunto, certo, piuttosto che ci sia una sentenza contraria, meglio che ci sia, viviamo ancora di speranze. Quello che però mi fa più riflettere, che mi spingo a chiedermi, perché come veneti siamo ancora così silenti, cioè nonostante ci sia questo disastro, ci sono un sacco di associazioni che si stanno muovendo, ma i cittadini, i risparmiatori ancora non si muovono, ancora hanno paura. Hanno mutui. Però alla fine uno arriva, come abbiamo visto purtroppo qualche settimana fa, a fare un gesto estremo, cioè non ha senso. Andate a parlare prima con delle associazioni, con dei legali, cioè, cercate prima tutte le soluzioni, prima di fare pazzie, veramente. Ieri abbiamo parlato di Renato Chisso, perché è stato rimesso in libertà dopo gli arresti domiciliari. Un unico sms, ieri sono arrivati 20.000 sms contrari contro Chisso. Tutti contro Chisso, io no. I biglietti di Ferrovie dello Stato con lui costavano meno che in Emilia Romagna. Ora invece sono molto più cari, le vetture erano più pulite. Insomma, noi diamo tutto, quindi sentiamo tutte le campane senza mettere filtri, senza... diciamo fare favoritismi per gli uno e per gli altri. Il Censis ha detto che gli immigrati sono più propensi a fare figli rispetto agli italiani, per forza i loro figli li dobbiamo mantenere noi. Già 600 sms, grazie molte, continuate a mandarli. Vediamo prima di andare da Vivian Moro, sempre sulle banche, che cosa ha detto Luca Zaia. A me piace l'idea che queste due banche, che sono in grossa difficoltà, Popolare di Vicenza e Veneto Banca,
possano avere un percorso di fusione e dopo da lì ripartire. Lasciare che l'operazione Atlante faccia il suo corso per poi pensare ad una banca veneta è il risultato della fusione tra Vicenza e Montebelluna. Una prospettiva non impossibile per il governatore del Veneto che parte da una semplice considerazione. Atlante non ha come compito la gestione delle banche, ma avviare una ristrutturazione, dopodiché venderla sul mercato. Un mercato che si troverebbe in mano con le imprese il Veneto che produce, uno dei tre motori economici italiani. Una situazione che impone delle garanzie per i territori. Io un anno fa ho scritto addirittura a Renzi, a Draghi e così via per dire guardate che il governo deve entrare con le garanzie. Si è iniziato timidamente con Atlante, si parla già di un Atlante 2, ma si parla anche di un grosso investimento sul mercato bancario. Ricordo che la Germania lo ha fatto in anni non sospetti e non è nelle stesse condizioni nostre. Una banca che comunque non potrà non rispondere al passato. Ma è anche realizzabile pensare che queste due banche si fondano e che mettano come primo obiettivo del loro piano industriale quello di, ad esempio, con gli utili andare a risarcire tutti gli azionisti che hanno perso tutto e iniziare dai piccoli azionisti. Non deve mancare però un intervento da parte del governo perché non è possibile che i guai delle banche le paghino poi i cittadini. Servizio di Lucio Zanato. Allora, Vivian Moro, consigliere comunale a Roncade. Sì, io volevo fare una... Allora, premetto che la situazione delle banche, delle due popolari venete, è disastrosa perché tocca quello che è il tessuto produttivo del Veneto, perché appunto tocca i risparmiatori. Volevo però fare una precisazione su quello che è il decreto legge 59 che è in fase di conversione in Parlamento e che è stato approvato dalla Camera ieri sera. Il PD, che è al governo, dalla parte dei parlamentari del PD è stato fatto dall'onorevole Rubinato, che quindi è del territorio, certo, che conosce bene la situazione. È stato sindaco di Roncade, tra l'altro. Esatto, sì, è stato sindaco di Roncade. Un ordine del giorno che è stato anche sottoscritto da altri parlamentari del PD, che è stato accolto dal governo e che quindi è contenuto in fase di conversione nel decreto legge delle banche 59, nel quale si impegna il governo su tre punti fondamentali, che poi sono anche quelli che sono emersi nella discussione di prima. Il primo punto, si impegna il governo a mettere anche dei fondi a sostegno dei tribunali di Treviso e di Venezia perché vengano avviate delle indagini per effettivamente attribuire i reali responsabili di quanto accaduto. Questo nella fase appunto nei tribunali qui del territorio. A livello parlamentare dell'istituzione di una commissione di inchiesta parlamentare, perché è giusto che chi rappresenta il territorio in Parlamento si ha conoscenza di tutti i fatti. Questo è il primo punto. Il secondo punto, si parlava di andare a risarcire quelli che sono stati gli azionisti che hanno perso tutto anche quel caso, delle quattro banche, si parla della... non parlo di queste, parlo delle altre quattro banche. In questo quadro l'ordine del giorno al secondo punto chiede che nell'eventualità che effettivamente il governo intervenga nel risarcire gli azionisti di queste quattro banche, lo stesso trattamento venga garantito anche alle nostre banche, quindi agli azionisti della Popolare di Vicenza e a quelli di Veneto Banca. Il terzo punto, che è quello che è emerso prima, che va a toccare quello che è proprio la peculiarità del disastro qui Veneto, il fatto delle imprese che hanno i fidi con le banche e che in un'azione su consiglio appunto proprio delle banche hanno messo come garanzia dei prestiti azioni che avevano comprato con tutto un altro valore. Qui si chiede di intervenire e che vengano prese delle misure che garantiscano che le banche in questo caso non possano far rivalsa su quelli che sono gli strumenti che gli imprenditori hanno per poter continuare a produrre e portare avanti il loro lavoro. Perché utilizzando una metafora, una volta che allora, il disastro è avvenuto, prima si parlava di quasi 20 miliardi andati in fumo, che sono di risparmi, che sono di investimenti, che sono 20 miliardi di prodotto sul territorio. Certo. Questo disastro dobbiamo prenderne atto.
Il passaggio successivo però è, d'accordo, però se tu mi togli anche gli strumenti che ho per cercare di rimettere in sesto la macchina e quindi di riportare, di cercare di continuare e di andare avanti, è chiaro che compromettiamo, non è che compromettiamo solo i risparmiatori, i produttori del Veneto, compromettiamo una nazione, perché il Veneto è uno dei maggiori, è una delle locomotive dell'Italia e questo il governo lo sa bene. Quindi ecco, questo è, volevo fosse precisato. Veneti, svegliatevi, basta pagare le tasse all'Italia ladrone, i nostri soldi al Veneto indipendente, viva San Marco. Allora, vediamo l'altro tema, l'altro incubo, che è quello dei migranti. Oggi Cide Bitonci era molto soddisfatto del trasferimento di molti migranti dall'ex Prandina a Bagnoli di sopra. Ovviamente meno contento il sindaco di Bagnoli, che abbiamo sentito anche nei giorni scorsi. Vediamo il servizio, poi andiamo da Marco Zabotti, torniamo dal professor Antonini, da Elena Donazzan, da Pietro Dalla Libera. Prego. È iniziato lo sgombero della caserma Prandina. I profughi saranno spostati tutti verso l'ex caserma aeronautica di Bagnoli. I migranti verranno trasferiti gradualmente, ma entro luglio gli spazi all'interno dell'ex base saranno completamente liberati e le strutture presenti smontate. Poi inizieranno i lavori per la realizzazione di un grande parcheggio. Da tempo prosegue una trattativa con il demanio. Proprio settimana scorsa, appena arrivata la comunicazione della prefettura, abbiamo inviato quindi al direttore Reggi la richiesta di avere intanto in utilizzo la Prandina, però anche la richiesta di acquisizione. Quindi noi qui realizzeremo il più grande parcheggio della città, si parla sicuramente non meno di 1000 posti auto, anche se qualcuno ha scritto 500, in realtà nei nostri progetti sono non meno di 1000 posti auto. Intervista di Lorenzo Munegato. Allora, Marco Zabotti. Beh, io non so se sulle banche o sui migranti, come preferisci. Sul tema banche mi permetterei soltanto di sottolineare un aspetto che credo che di fronte a quello che è avvenuto e sta avvenendo in Veneto in particolare, ma per quello che ha riguardato anche le altre quattro banche di cui abbiamo saputo, credo che il minimo sono quelle misure di ragionevolezza e di buonsenso, credo, quel tentativo di, come dire, parare, di dare un risultato, di fermare un'emorragia, di dare un segno quantomeno di blocco per quanto riguarda la situazione. Cioè davvero siamo di fronte a effetti potenzialmente devastanti, che hanno già ovviamente riguardato questi risparmiatori, ma che nel quadro dell'economia locale rischiano anche nel proseguo, nelle prossime settimane, ma credo anche ancora di più il rischio grande è alla ripresa, che ci possa essere davvero un tracollo, insomma, in termini di mancanza di liquidità, in termini di investimento di un modello, tra l'altro, imprenditoriale, industriale veneto, che sappiamo è regione decisiva, è snodo fondamentale per quanto riguarda il paese. Quindi la questione veneta, delle banche popolari Veneto, non è questione veneta esclusivamente, è questione nazionale. È perché su questo io credo che ci debba essere non soltanto, e prendo atto anche con soddisfazione, come dire, una dichiarazione di intenti tradotta oggi in un atto parlamentare, ma ci possono essere misure che effettivamente danno un senso concretissimo di azione nei confronti di queste situazioni, perché c'è un dato economico, non parliamo del milieu sociale, di tutto quello che sta avvenendo in tantissime famiglie che, come dire, si sono ritrovate da un giorno all'altro in una situazione di totale e disperazione rispetto a quello che loro avevano prospettato, per avendo dei depositi, avendo dei denari messi da parte proprio per garantire un futuro di tranquillità e di serenità. Quindi credo che da questo punto di vista ci sia un'assunzione che deve essere fatta totale a tutti i livelli, con tutte le sinergie, credo anche, giustamente, come veniva sottolineato, con una grande anche, come dire, solidarietà forte anche delle persone e delle associazioni, perché credo che su questo noi ci giochiamo anche il senso vero di questa comunità veneta, ma ripeto anche con grido forte d'allarme per quanto riguarda il dato nazionale. Quindi questo, aggiungo un altro aspetto, ci sono state le timidezze sulle azioni di responsabilità, non possiamo dimenticarlo questo aspetto qua. Timidezza è un eufemismo. Timidezza, uso un eufemismo per dire che addirittura i sottosegretari, insomma, qualcuno ha, come dire, ribadito con forza, l'ha chiamato, lo diciamo scandalosamente, questo fatto qua, lo dico senza eufemismi, è chiaro che questo è un altro percorso. E anche qui c'è una governance veneta, evidentemente, che invece di
di puntare a un dato di efficienza, ha cooptato quelli che erano i controllori e soprattutto non ha esercitato quei dati di vigilanza che erano. Oggi sentiamo i report della Banca d'Italia, da anni si sapevano di effetti drogati, di situazioni che, no, di valutazione di patrimoni degli istituti di credito nostri che erano esattamente fuori mercato, erano fuori di ogni tipo di ragionevolezza. Quindi su questo credo ci sia un'altra questione, qui invochiamo non la magistratura o il giustizianismo, invochiamo veramente un intervento che sia che acclari decisamente e chiaramente tutte le responsabilità e chiami in questione anche i patrimoni di coloro che in questo momento qua e soprattutto in questi anni con degli onorari straordinariamente alti, fuori di ogni logica rispetto a quello che era poi l'esercizio, si sono invece, come dire, accumulati. Per quanto riguarda la questione migranti, qua dico incubo perché veramente la questione del terrorismo non vorrei mai che diventasse, magari perché lontana, perché Turchia, perché non squisitamente ho indicato Europa, che dopo Parigi, dopo Bruxelles, quantomeno ci diamo l'idea che di terrorismo e magari di questo tipo di minaccia parliamo soltanto quando ci sono i fatti clamorosi, e purtroppo ci sono questi fatti, queste stragi. Credo che oggi sarebbe già il tempo di capire l'Europa che tipo di report abbia fatto o faccia in questo periodo di questa, quello che abbiamo sempre auspicato anche in questa sede, un coordinamento straordinario delle forze. Cioè, ripeto, sulla questione terrorismo, evidentemente l'intelligence devono lavorare non con l'esempio negativo di Francia-Belgio, no, con la vicenda di Bruxelles, ma devono lavorare con tutt'altra stile, sintonia e capacità. Quindi per vincere quell'incubo là bisogna che ci sia anche un lavoro di prevenzione e di vigilanza fortissimo da parte. Ho appena confermato da un imam di Padova che vogliono colpire Roma, ha ripetuto più volte, beh, lo sapevamo già, insomma non è una gran notizia, ha ripetuto da un imam e effettivamente assume anche un altro significato. Assessore, questi 20 miliardi andati in fumo, no? Dicono anche le associazioni di categoria, poi avranno dei contraccolpi orribili sulle imprese, no? Sul sistema produttivo che già ci sono, li vedremo in particolare alla fine dell'anno quando le imprese sono chiamate a depositare i loro bilanci. Una parte di patrimonio delle nostre aziende era proprio stabilito nelle azioni che avevano e quindi imprese che andavano bene, che quindi erano patrimonializzate, avevano bilanci in utile, insomma, con una buona sostenibilità, le troveremo in deficit. Vuol dire che non potranno più avere altri aiuti da altre banche, perché oggi il sistema di Basilea ti certifica che sei un bilancio, che non hai in bonus, tu non possa avere alcune condizioni di favore quando vi è l'accesso al credito. In più, in questo ultimo periodo, accade molto spesso che le banche chiedano di rientrare alle aziende che sono più esposte, che erano più esposte proprio con l'acquisizione, con la patrimonializzazione, perché ogni banca ha in mano il bilancio di quell'azienda e sa benissimo che una parte aveva questa parte di patrimonio legato alle... Quindi è un aggravante, no? È un domino, cioè, direttore. Aggiungiamo altre due questioni. Io sono alquanto stupita, guardi, io ho frequentato diverse assemblee delle associazioni di categoria, in particolare l'assemblea degli industriali e segnatamente quelle di Vicenza. Io abito lì, vengo invitata anche da assessore al lavoro, non solo da eletto, certo, di quella circoscrizione. Certo. Quello che a me ha stupito, forse no, ma confermato nel fatto che la nostra gente, prima di lamentarsi o di alzare la voce, tace in cassa, quasi che fosse una responsabilità in parte, no? Di essere stati trattati anche da furbi. Perché io condivido quando si fa la precisazione reiterata, non sono azionisti o sono soci, perché guardate che in una prima parte il governo Renzi ha cercato di dire che erano speculatori che tutto sommato hanno fatto i furbi. Ora, se ci sono, che vadano stigmatizzati, guardati con sospetto. Noi abbiamo sempre detto che la finanza speculativa è un male. Ma quando stiamo parlando di gente che ha messo tutto il risparmio, che ha messo tutti gli utili della propria azienda a garanzia per andare magari a fare operazioni di accesso al credito un po' più robuste, un po' più sostenute, che ha finanziato le loro banche perché le hanno ritenute banche del territorio, io credo che questo sia un distinguo che va fatto.
All'Assemblea degli Industriali io non ho sentito una voce che si fosse alzata. Le ultime due relazioni di pur amici, ma insomma devo parlare con un senso di responsabilità da assessore regionale e da cittadino. Non si può omettere di affrontare la questione dicendo vabbè, senti, ci abbiamo perso, chi ha perso di più, chi ha perso di meno, stiamo zitti, che tanto non succede niente, lavoriamo, continuiamo a lavorare, rimbocchiamoci le maniche, ma tacciamo. Non è possibile. E l'ultima considerazione che faccio, io trovo scandaloso, come ha detto Marco, che non ci sia stata un'azione di responsabilità ad ora, cioè ad oggi, mentre noi parliamo, ormai è passato forse un anno da quando ha incominciato a sentirsi alzare la voce di qualcuno che diceva guardate che forse non funziona tutto, non c'è stata un'azione di responsabilità e non mi affido nemmeno alla magistratura, perché caro direttore, alcuni magistrati erano dentro questi consigli di amministrazione, è meglio che lo diciamo anche. E dobbiamo anche dire, altra cosa, che abbiamo tutti, e lo dico senza sentirmi particolarmente responsabile, ma abbiamo tutti guardato con un po' di complesso di inferiorità o di eccesso di stima quando qualcuno sedeva in un consiglio di amministrazione, prendeva per stare a quanti? 500.000 euro. 150, 250, i tagli erano questi, per stare quante volte seduto in un consiglio di amministrazione a decidere, perché quando ti pagano 200.000 euro, non quelli che noi colleghi, ormai siamo tutti, no? Prendiamo, e che sono tanti, quelli che prendevano molti di più non avevano alcuna responsabilità, perché oggi ci vengono a dire che loro non sapevano niente. Allora, tre condizioni, direttore. La prima, forse siamo troppo veneti in tutti i sensi, sia quando assumiamo delle scelte ma tutto sommato facciamo finta di no, sia quando ci capita ci sentiamo tutti responsabili e nessuno è responsabile, quindi siamo zitti. Secondo, bisogna andare a fondo di questa cosa. E la terza, accadrà un domino pesantissimo con i bilanci di dicembre. Avete visto le febbre dei poveri migranti, costano una cifra e arrivano sui barconi, ma siamo fuori di testa, questi ci stanno prendendo per i fondelli. Tantissimi gli sms sui migranti in particolare, ma parliamo anche di economia e delle conseguenze di questa catastrofe delle popolari Veneto. Dalla Libera. Secondo lei chi deve, diceva l'assessore, insomma bisogna che qualcuno, se ho capito bene, si metta a capo di una contestazione collettiva, certamente non violenta, pacifica, ma che insomma, di chiarezza. Che insomma si vada almeno a impedire che, non so, per esempio Zonin intesti tutti i suoi beni ai figli, per cui poi alla fine risulta nullatenente, e come succede qui, poi alla fine nessuno paga, no? E questi sono ridotti... Certo, no. Ma secondo me un dato che veramente fa dispiacere è che la gente veneta è stata tradita dai veneti, perché in questo caso parliamo di banche nostre. Non lo so. Sì. Stiamo parlando di banche nostre. Qualche responsabilità in dobbiamo anche dirle, non bisogna sempre scagliarsi contro gli altri. Cioè, prendiamoci la responsabilità. Effettivamente sì. Una buona parte di responsabilità. Perché se no ci mettiamo l'anello al naso e qualcuno ci porta in giro. Allora riduciamoci a servi. Non si sa, bisogna verificare, ci vuole la commissione d'inchiesta, perché è tutto... Perché l'hanno scritto sui giornali. No, ma cioè, benissimo non questo. Non so se mi spiego. No, ci vuole. Allora, però quello che volevo dire io è che sono banche locali nostre, del nostro territorio, dove cioè banche che hanno utilizzato anche la fiducia, perché tutti noi siamo vicini alle banche nostre del territorio. Anch'io i miei risparmi li ho in una cassa rurale. È una piccola banca nostra, perché hai un rapporto familiare, un rapporto così, ti sembra di parlare in famiglia quando parli con questo personale. Io posso parlare solo bene della mia banca, però in questi casi, nel caso di Veneto Banca e della Banca Popolare di Vicenza, non è successo così. I veneti, gli imprenditori nostri, le famiglie anche, perché abbiamo tantissime famiglie, sono state tradite. Per carità, bene che venga una commissione d'inchiesta, deve venire assolutamente per accertare
anche le responsabilità e qualcuno dovrà pagare, perché i soldi mica spariscono. Se qualcuno non li ha più, vuol dire che si sono accumulati da un'altra parte. Perché non sono spariti. No. Se 20 milioni miliardi sono spariti, cioè non ci sono più nelle tasche degli imprenditori e dei cittadini e delle famiglie venete, vuol dire che sono andati a finire da qualche altra parte, no? A volte mi pare di capire come le foglie in febbraio, quando avete mai visto nei giardini, magari dove ci sono tanti alberi, e con le foglie cadute dall'inverno, quando arrivano i primi venti di febbraio e di marzo, li portano tutti in un angolo e li troviamo tutte là. I soldi hanno fatto questa fine. Le è caduto il microfono, scusi, bisogna solo lo recuperiamo. Posso dire una cosa? Prego. Allora, intanto mi fa piacere che l'onorevole Simonetta Rubinato si sia messa in moto, perché so che è una persona che tiene al suo territorio. Ecco, allora, la cosa che deve fare, anzi domani la chiamerò, è di proteggere tassativamente tutti quelli che hanno acquistato quote, ripeto, parliamo di quote, non azioni, perché noi siamo soci di una cooperativa nella quale abbiamo accantonato i risparmi su quote, che poi la legge 33 ha forzatamente trasformato in SPA azioni. Quindi, se noi partiamo dal diritto primario, noi siamo letteralmente dei soci di cooperativa truffati. Detto questo, questo deve essere chiaro, ma deve essere chiaro cubitale: chi è stato portato ad accantonare il suo risparmio non deve essere toccato. Questo purtroppo non succederà, perché ormai è già irreversibile la cosa. Tornando al discorso che io ho detto prima, che è tutto da vedere. Perché io dico che è tutto da vedere? Perché, signori, io ho 50 euro. Questi 50 euro, domani la BCE o il Basilea 3 dice che è carta, infatti, è carta. Non sono suoi. Bene? No, ma lasciando stare tutti i discorsi che sappiamo che non hanno valore, bla 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 bla. Ma il problema è, signori, vi sfugge un piccolo particolare. La Banca Popolare di Vicenza, Veneto Banca, sono le banche più patrimonializzate d'Italia, dichiarato dallo stesso Iorio. E c'è stata la coincidenza che hanno messo l'indicazione del Basilea 3. Il Basilea 3, che è un protocollo partito nel 2011, dice in sostanza: se tu banca dai credito a uno, lui dai 100.000 euro, lui ti deve dare un titolo certo, liquido ed esigibile, cioè soldi, oro, argento, diamanti o opere d'arte certificate. Se non ti dà questo, l'immobile vale zero. Tu non puoi tenere immobili. Dal 2011 Basilea 3 dice che l'immobile, il patrimonio, vale zero. Cosa è successo? La banca Deutsche Bank ha fatto l'operazione creando i fondi, svalutando gli immobili, e 238 miliardi lo Stato tedesco glieli ha dati. Noi, siccome siamo bravi, no? Abbiamo detto no, noi non facciamo gli aiuti di Stato, bla bla bla. Siamo arrivati al 31/12/2015. BCE ha detto bisogna mettere il protocollo di Basilea 3, gli immobili valgono zero, ma le banche valgono, hanno il patrimonio più alto d'Italia. Allora cosa vuol dire questo? Che questo è un illusionismo? Chi mi dice a me che non sia? Sicuramente Zonia avrà le sue responsabilità e non sta a me di giudicarlo, ma signori, ci siamo fatti fregare da illusionisti. Questi non si sono neanche resi conto. Questo è il problema, che è tutta una cosa giostrata, ma il patrimonio c'è. Quando noi abbiamo combattuto e io urlavo, adesso non urlo più perché tanto ormai siamo, adesso vi renderete conto, dico, guardo te perché so che sei del PD, ma io mi auguro che riusciate a recuperare, ma è irreversibile la cosa, non si riesce. Bisogna ricostruire la devastazione, non sono 20 miliardi, perché i 20 miliardi il 90% sono garantiti, quindi sono altri 18 miliardi, questi 18 miliardi sono mutui e fidi, che c'è tutto l'immobiliare del Veneto
e gran parte dell'Italia. Questo tira giù, ci tira giù tutto. Il porto di Venezia è già della Germania, è già tutto della Germania, perché i fondi dietro a questi fondi sono tutti i fondi che Deutsche Bank ha creato. Basta. Dobbiamo andare avanti perché abbiamo servizi da dare. Tantissimi sms sull'individuazione del relitto del maxi naufragio. Ricorderete 700 vittime tra i migranti annegati e colati a picco dentro questo bastimento. Costerà il recupero di questi corpi 10 milioni di euro, e quindi tante proteste, molte polemiche. Professor Antonini, a parte, adesso vediamo un servizio, poi la coinvolgo invece su un altro discorso, vediamo un servizio sui migranti a Bassano e poi andiamo dal professor Antonini. La gente si è un po' spaventata, anche perché non siamo forse stati preparati un po'. La gente ce l'ha già detto, i nostri clienti che sono un po' preoccupati, perché anche i bambini che vanno a piedi a catechismo, le mamme sono preoccupate, c'è già stato un scambio di pareri tra paesani, insomma. La notizia dell'arrivo di alcuni profughi ha avuto a Valle San Floriano l'effetto di un fulmine a ciel sereno. Nella tranquilla frazione collinare di Marossica negli ultimi giorni non si parla d'altro. I richiedenti asilo, probabilmente 4, dovrebbero soggiornare in questa casa di proprietà della parrocchia in via Prai, a poche centinaia di metri dalla chiesa. È stato il parroco stesso a dare la notizia ai residenti. Se arrivano ragazzi che di notte si ubriacano o fanno casino, o si durante il giorno fino abbiamo un negozio aperto, si il paese è piccolissimo, non ci sono servizi che vanno, pullman che passano avanti, se si bivaccano qua davanti. Si spera sempre che siano delle brave persone, anche perché qua siamo un paese tranquillo, siamo tutti tranquilli, nel senso che sì, la paura un po' c'è, però con la giusta preparazione speriamo. Se fossero una famiglia, che cioè, sarebbe meglio, diciamo. Tutti abbiamo un po' un timore, diciamo, nel senso di dire delle cose nuove, però non questo, non è che abbiano detto di no, anche perché comunque non è ancora niente di confermato. Professor Antonini, è giusto chiamare Venexit il referendum sull'autonomia che si celebrerà ad ottobre, e ci sono delle affinità con il Brexit? Cioè lì c'era la protesta di una parte d'Inghilterra contro l'Europa, qui c'è una protesta. Si tradurrebbe in una protesta dei veneti, se dovesse vincere sì, contro il centralismo romano, no? È così, lo si no, può vedere. Parlo, guardi, parlo del centralismo romano agganciandomi adesso al discorso che facevamo delle banche. Sì. Cioè, in Veneto una botta da 20 miliardi di euro, vuol dire abbiamo raddoppiato il residuo fiscale, no? Abbiamo 60 miliardi di euro che produciamo, 20 sono dati via per il residuo fiscale, imposte che diamo per la solidarietà degli altri, delle altre regioni, no? Tannate che Trento e Bolzano, che è più ricco di noi, non dà nulla, però noi diamo 20 miliardi. Altri 20 miliardi, e vedete che rimane poco, cioè questa è stata una botta per il Veneto pesantissima, cioè tu vai in giro e vedi i negozi semivuoti oggi, cioè questo impoverimento del Veneto si respira nell'aria. Allora io penso, innanzitutto, primo, che qui ci siano delle responsabilità che è scandaloso che non vengano accertate. Perché chi ha rapinato così la gente, la povera gente, il pensionato, l'imprenditore, eccetera, deve essere punito, è una questione di giustizia. Non, se uno ruba a uno, va in galera, non puoi rubare e poi non succede niente. A questo livello, io dico, ci deve essere l'accertamento delle responsabilità, è fondamentale, è un'esigenza elementare che ci sia l'accertamento delle responsabilità. Questo era un sistema, qui i conflitti di interesse spaventosi conflitti di interesse. Vediamo, tu non puoi stare in un CDA, prendere quelle cifre e poi dire ma io non vedevo nulla, sì. Perché allora almeno restituisci le cifre. Nessuno di questi qua ha restituito le cifre, almeno restituisci le cifre. Di io non guardavo niente, non mi facevano toccare palla, per questo allora io restituisco le cifre. Nessuno ha fatto questo, e questo francamente mi fa indignare, mi fa profondamente indignare. Spero che la magistratura indaghi, ecco, ma e porti, venga alla luce chi è responsabile.
La Banca d'Italia, governo centrale, il governo centrale. Ma qui la Banca d'Italia dov'era? Dov'era il governo centrale? La Consob, dov'era? Che quando vuole è ferocissima, è ferocissima. Proprio qui in Veneto è stata ferocissima in certi casi. Dov'era? Dov'era? Non e qualcuno esiste. Deve rispondere a questa. Poi fai un'azione quotata 68 che vale 0,10. Sì. E dov'era la Banca d'Italia? È colpa nostra. E dov'era la Banca d'Italia? Il governo centrale dov'era in questo caso qui? Questa è la domanda. Qual è il conflitto di interessi che c'è sotto? Dov'era lo Stato? Allora noi vogliamo l'autonomia del Veneto, vuol dire che ci possiamo gestire, non abbiamo bisogno di questo Stato. Io penso che il sistema Italia, so che anche Simonetta Rubinato è molto d'accordo, è stata una delle poche, certo, forse l'unica, certo, è stata all'interno del suo partito che, certo, ha portato avanti l'idea del regionalismo differenziato, l'unica che ha presentato un emendamento che però non è passato serio su questa. Noi avremo bisogno di meno Stato al nord, perché di uno Stato così veramente non ci serve, ci appesantisce e basta, e più Stato al sud. Questa sarebbe la formula che ci vuole per l'Italia. Meno Stato al nord, l'autonomia del Veneto. Quindi non è un Venetix, non è che usciamo. Noi siamo, e questo pensiamo, che se il Veneto diventa più autonomo, ha meno vincoli da livello statale, che abbiamo visto sono totalmente inefficienti, ogni volta c'è la dimostrazione ulteriore dell'inefficienza dello Stato centrale qui in Veneto, vergognosa, il Veneto può aumentare il PIL. Se noi tenessimo i 9 decimi dell'imposta come tiene Bozzano, faremmo il bene di tutta l'Italia, una volta buona che l'Italia riparte. Riparte l'Italia, non solo il Veneto, certo, l'Italia riparte, perché hai una solidarietà, puoi distribuire, rimetti in moto l'economia, no? Quindi quell'autonomia è funzionale allo sviluppo dell'Italia, funzionale a quello che dovrebbe essere il disegno. Hai delle regioni che funzionano, meno Stato, hai del Sud, hai certe regioni dove le devi commissariare e in certi casi col generale dei carabinieri, certo, perché se no non riesci a venirne fuori. Se io fossi la Raggi a Roma, ho detto, farei una giunta di generali dei carabinieri. Chiamerei i generali dei carabinieri a Roma a fare gli assessori. E farei così, ma veramente. Gli assessori sono generali dei carabinieri che non vengono da Roma, che vengono da fuori. Ne basterebbe uno da intanto. Ecco, questa farei. Senta, io, professore, ecco, mettiamo che questo referendum, a questo referendum vinca il sì, no? Un plebiscitario, un voto imponente da parte dei veneti. L'autonomia poi, questo governo che insomma è sicuramente centralista, no? Senza volere usare il significato deteriore della parola centralista, ma voglio dire, questo governo la concederebbe poi? Guardi, perché non c'è mai stato in una regione italiana un referendum di questo tipo. Se viene fatto e il 90% dei veneti vota sì, questo è un fatto storico, è un fatto costituente. Il mio collega Alberto Risetto, giustamente, siamo pienamente d'accordo, sarebbe un fatto costituente. Cioè, beh, questa sarebbe un fatto costituente, per cui non può ignorarlo il governo. Infatti non è mai stato fatto nella storia d'Italia, della Repubblica Italiana, un referendum. Se viene fatto in Veneto e in Lombardia, questo è un fatto costituente. Il governo ne deve prendere atto. Agire di conseguenza. Asse Porto Venezia con Trieste e Ferrara, sai che Mose viene vabbè, fuori. Però se ragioniamo così, allora non facciamo più nulla. Forse perché, se posso permettermi, prego, un no, intervento sul discorso anche dell'autonomia, sì, io concordo, anche perché chiaramente, essendo molto a contatto con l'onorevole Rubinato, ho visto anche il suo impegno, e la cosa che è bene sottolineare è che quando si parla di questo genere di autonomia, è un'autonomia che deve essere sempre collegata a una parola, che è quella responsabile. Quindi autonomia responsabile perché? Perché a questo punto, allora, dopo anche il disastro delle due banche, nel quale insomma c'è la governance veneta che è implicata in primis, ti si potrebbe anche dire, tu chiedi maggiore autonomia, con questa governance che hai te la sei compromessa. Quindi ecco perché bisogna far capire anche ai cittadini che anche il discorso del referendum non è che si sta chiedendo un'autonomia perché si chiede, come dire, la grazia o di avere più, ci si chiede la possibilità di tenere le proprie risorse e di reinvestirle sul territorio generando appunto una ricchezza che non è solo a vantaggio del Veneto, ma è a vantaggio comunque di tutta l'Italia.
E aggiungo di più, che forse mettiamo un'altra clausola, cioè facciamo sì che questo genere di autonomia me la concedi, fra 2-3 anni verifichiamo i dati, verifichiamo se effettivamente è un'autonomia responsabile. E quindi, cioè, io dico, andiamo anche per piccoli passi. Chi magari tutto subito dice, diciamo partendo poi con l'idea che non condivido quella dell'indipendenza, però come dire, l'autonomia non serve a niente perché in qualche modo, lo stesso Zaia lo ricordo che all'epoca quando l'onorevole Rubinato mise l'emendamento, il terzo comma per poter del 116, per far sì che alle regioni fosse concesso fosse concesso di aprire un negoziato, quindi certo, la regione con lo Stato, e che l'emendamento consisteva in che lo Stato entro 60 giorni è obbligato a rispondere. Disse che quello era un'aspirina, quindi una cosa che non serviva. In realtà adesso vediamo la prova dei fatti effettivamente dove possiamo andare. Quindi forse più che Venetti, più che Brexit, potremmo essere un po' andare di pari passo con la Scozia. Ecco. La Scozia che peraltro adesso insiste per rimanere in Europa. Ieri si vedeva Farage al Parlamento europeo con il vostro europarlamentare, no? Sì, Davide, con David Borrelli, che con David Borrelli che gli stanno chiamando un po' tutti per commentare sul fatto del Brexit. Il fatto del Brexit è una cosa che nessuno sa come andrà, perché anche quello è un esperimento, è la prima volta che viene applicato in Europa e quindi nessuno potrà sapere i futuri scenari. Presumibilmente non succederà niente di così sconvolgente da un punto di vista economico, perché l'Inghilterra era già con un piede e tre quarti fuori dall'Europa, quindi da un punto di vista commerciale eccetera sicuramente se la sapranno cavare. Il fatto straordinario però è che dei cittadini abbiano potuto esprimersi anche su una materia così, e c'è da dire il fatto che nonostante con la riforma costituzionale che andremo a votare ad ottobre si sia messo mano a un terzo della nostra Costituzione, quella parte dove ci potevano toccarla per dire permettiamo anche all'Italia di esprimersi su qualcosa che riguarda l'Europa non è stato minimamente toccato, e quindi a tutt'oggi noi non potremo fare un referendum del genere in Italia. Noi abbiamo raccolto le firme per poter fare una legge che ci permetta di scegliere se avere o non avere l'euro. Però bisogna fare una legge che ci permetta, non è automatico farlo, quindi in Italia prima di arrivare a quel livello diciamo di democrazia ce ne vuole ancora tanto, oppure poco nel momento in cui i cittadini decidessero di dare il governo del paese in mano a noi, allora là i tempi si accorcerebbero qua molto 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 drasticamente per quanto riguarda assolutamente la democrazia diretta in primis. Un'altra cosa da dire e da ribadire che nonostante appunto noi siamo appunto molto molto critici sull'euro e anche su questa Europa, su un'Europa della finanza a cui siamo assolutamente contrari, c'è da ribadire, perché in questi giorni si è creato un po' di confusione, che noi non abbiamo mai detto e scritto da nessuna parte che vogliamo uscire dall'Unione Europea. Noi la vogliamo cambiare radicalmente ma dall'interno. Molto spesso i cittadini, tutti noi siamo parliamo male diciamo dell'Europa, ma non sappiamo neanche bene questa Europa cos'è. L'Europa è creata da un mostro a tre teste, diciamo, il Parlamento dove siedono i nostri europarlamentari, dove non contano assolutamente niente, diciamo, fanno sedute su sedute, una commissione dove a capo c'è Juncker che era capo del Lussemburgo, che è stato nominato dai poteri forti dell'Europa. E poi c'è il Consiglio dove tutti i capi di Stato si riuniscono, dove molto spesso, e lo ha ribadito appunto David Borrelli nelle trasmissioni, dove tre quarti dei provvedimenti approvati sia in Parlamento che in Commissione si fermano perché i 28 paesi, quando appunto i primi ministri si riuniscono, non si mettono d'accordo e quindi bloccano tutto là. Quindi la colpa dell'Europa, che tante volte ci sentiamo dire dai nostri governanti, è causa di loro stessi, che quando vanno nel Consiglio non fanno andare avanti le cose.
Allora, grande soddisfazione del ministro degli esteri Gentiloni, perché l'Italia presiederà il Consiglio di sicurezza dell'ONU nel 2017, ex aequo con l'Olanda che... E io non capisco cosa ci fanno se ci si sono. Sono spartiti, cioè, si sono loro sparsi. Sono convinti... No, benissimo, io immagino Gentiloni e il suo ego, perché insomma nella vita dirai un giorno ai tuoi figli e nipoti, lascerai scritto nelle tue carte, in un libro che qualcuno leggerà, ho presieduto il Consiglio di sicurezza, e credo che sia una grande emozione. Ma cosa vuoi dire che non riesci neanche a gestire casa tua oggi? Cioè a me sembra che ci ridicolizziamo da soli, ma guarda direttore, bisogna avere un po' di modestia, un po' di serietà, se non riesci a gestire i tuoi chilometri di costo, la tua sicurezza interna, le tue relazioni con il problema più grande oggi che abbiamo noi, non che al mondo, perché il mondo ne ha probabilmente molti e l'ONU si occuperà di questi. Noi abbiamo un problema, si chiama Mediterraneo, si chiama immigrazione non controllata, si chiamano relazioni che non abbiamo perché il nostro ministro degli esteri conta un pochino di più di quanto non conti l'italiana con la commissione esteri dell'Europa, cioè zero in ogni caso. Tra la Mogherini e Gentiloni, io non so pensare chi conti di meno, no di più, perché non ho una ragione per affidarmi a delle strategie che non vedo, di un'Italia che ha un disperato bisogno di politiche estere e di relazioni, perché noi siamo al centro del Mediterraneo. E questo dice andrò all'ONU, andrà a portare cioccolatini perché non so che cos'altro possa fare. Dato il Consiglio di sicurezza, bisogna dire, composto da credo 600 membri, insomma c'è tutto il mondo rappresentato, cosa fa poi di concreto per la sicurezza? Cioè nel senso che purtroppo qui attentati, migranti che non sono controllati. Riprendendo il discorso che facevo prima, è una buona opportunità perché la questione migranti non viene risolta dall'Italia. Tra l'altro lasciata sola dall'Europa insieme alla Grecia, pure lasciata sola, non viene risolta collega, dall'Italia, ci proverai viene a dare risolta, un'idea. Scusami, prego. Viene risolta a livello di ONU, come dicevo prima, e questa è una bella opportunità perché l'Italia potrebbe dimostrare di essere in grado di portare in una sede internazionale che è in grado di risolvere il problema, perché l'ONU sì è in grado di risolvere il problema, è in grado di risolverlo perché abbiamo pensato a quante altre situazioni di crisi internazionale in cui l'ONU è intervenuto in passato, tantissime. Questa è una situazione, è una situazione di queste. Allora, se l'ONU impegna forze internazionali, costituisce dei campi lì, in Libia, nelle coste africane, dove tutte queste persone che si trovano in difficoltà possono fermarsi, blocca le partenze dalle coste africane verso l'Europa, verso l'Italia e la Grecia. Devi andare con una soluzione se vuoi che ti ascoltino. Certo, la soluzione, non può averla l'Italia. Deve poter non può averla l'Italia. Ma come no? Non può la deve avere un organismo internazionale. Con la forza, internazionale degli stati. E qui l'Europa dovrebbe fare quadrato con l'Italia e cercare di far pressioni a livello internazionale perché si arrivi a questo, altrimenti qualsiasi sia anche il governo di destra, di sinistra e quant'altro, non risolveranno il problema. Allora, sì. Marco Zabotti, che ha doppio turno per Zabotti che ne ha saltato. Semplicemente volevo dire che io posso auspicare il meglio per quanto riguarda adesso questo anno, perché doveva essere un biennio tutto italiano come membro, no, del Consiglio permanente, è diventata un appartamento per due. È questo. Ma quello che è dispiaciuto in questa fase, da quello che si è capito, è che è mancata la solidarietà proprio dell'Europa per quanto riguarda anche i voti per l'Italia. Quindi questo mi fa un po' pensare e mi dispiace, no, da questo punto di vista. Quindi credo che molto probabilmente c'è bisogno anche di rivedere un attimo questa... molto così all'italiana questa flessibilità che abbiamo in tema di politica europea e internazionale, che molto probabilmente non dà i risultati sperati, cioè non ci fornisce quell'autorevolezza riconosciuta per ambire a determinati ruoli. Questo non toglie, insomma, perché un anno l'Italia, un anno l'Olanda, non credo che in questo contesto qua altri sono stati favoriti e molto più votati, vuol dire che in questo contesto qua faremo un'azione minore rispetto a quello che poteva essere invece comunque un ruolo nostro riconosciuto.
Questo da un lato. Dall'altro lato dico che la vicenda europea invece dovrebbe riguardarci, e se volessimo, come diceva il professor Antonini prima, cogliere il bene da questa situazione del post-Brexit, è come dire che l'Italia deve porre con grande forza invece tutta la questione europea come stato fondatore di questa vicenda. Cioè della serie, se adesso il Regno Unito si ritrova con le conseguenze di uno stato disorientato, di un'economia incerta, la vicenda scozzese, la vicenda nordirlandese, cioè un qualcosa che entra, ogni periferia ha votato contro il suo centro, ecco, e l'Europa è sullo sfondo sostanzialmente. Allora qua bisogna recuperare fino in fondo, qualcuno l'ha detto, anche le dimensioni storica, culturale e le finalità di questa Europa, perché giustamente se ci fermiamo a ribadire, a rimettere in moto anche qui prevertici con quelle cose che abbiamo visto un po' troppo scontate, no? Questa idea che c'è sempre qualcuno che fa un direttorio per gli altri dopo, qua ci sono meccanismi di partecipazione che devono essere condivisi. Qui la storia o si salva tutta o non si salva più, perché o prendiamo esattamente questo tema qua dell'Europa come davvero decisivo e fondamentale per noi stessi, per gli stati, perché indietro non si torna, e per il futuro, oppure c'è il rischio che dimentichiamo ad esempio che questa Europa qua anche nella vicenda inglese molto probabilmente è mancata molta umiltà, è mancata evidentemente anche la capacità insieme di dire guardate quei morti inglesi delle guerre sono qui tra noi, cioè come a dire c'è un qualcosa di culturale, c'è un qualcosa di storico, c'è un sacrificio vero di generazioni che hanno lottato per un'Europa che fosse davvero quel teatro comune di pace e di bene a livello internazionale. Quindi come a dire non dimentichiamo le finalità, non dimentichiamo il motivo per cui alcuni illustri illuminati hanno deciso a un certo punto di mettere in moto dopo una guerra devastante questo processo. È su questo che credo noi dobbiamo insistere molto, e questo tema qua deve essere al centro dell'agenda, non quei vertici ogni tanto che ormai replicano se stessi e non approdano a nulla, perché abbiamo visto che su tanti temi sono uscite addirittura le dichiarazioni, i comunicati, che tutto era diventato storico, che sulla vicenda migranti era stato deciso tutto, che si erano ripartite le quote, che sul tema dell'economia ci sarebbe fatto, e invece purtroppo quello che registriamo è una sorta di impotenza che è di meccanismi decisionali che hanno ristretti, burocratici, che non hanno evidentemente questi riscontri in termini di cultura, di adesione, di progettualità, che vuol dire il bene comune, un destino comune. Allora, su queste basi anche, credo, culturali, perché non possiamo tornare, cioè anche la vicenda inglese, dopo il referendum 75, vuol dire che ormai da 40 anni erano comunque con le loro modalità, ma dentro questa casa comune. Adesso hanno deciso altre vie, l'hanno deciso comunque di uscire da questo contesto qua. C'è una fase però che anche loro evidentemente stanno avvertendo, la svalutazione della sterlina, tutto quello che sta seguendo evidentemente li mette nella condizione di dire deciderà, faremo la domanda, no, di soltanto a settembre, soltanto più avanti, perché ci sono cose da misurare. Torno su questa idea: o l'Europa rifonda se stessa con le basi politiche e culturali di un certo segno, cioè ritraccia questa linea fuori dai concetti di austerità, di tutto quello che ha mortificato le forze vive di questo continente, oppure c'è il rischio che noi facciamo la figura di quelli che a questo punto saranno veramente alla deriva, fuori dei processi decisionali, perché anche il tema della migrazione, o noi ci siamo con meccanismi davvero propri e nostri, oppure noi saremo esattamente un continente destinato ad una deriva, soltanto a meccanismi incontrollabili in cui il terrorismo ovviamente le ci sguazza. Euro uguale raddoppio dei prezzi, ma dimezzamento di pensioni e stipendi colpiti due volte. Torneremo anche su questo nella seconda e ultima parte, fra qualche minuto. Pubblicità, ci vediamo tra pochissimo.